Ciao ragazzi, nuovo video della Tutto Tech. Oggi di cosa parliamo? Siamo vicino al periodo natalizio e molti di noi effettuano comunque degli acquisti sul nostro Amazon. E parecchie volte cosa capita? Ci sentiamo tranquilli e sicuri, noi facciamo la selezione del nostro prodotto, dopodiché confermiamo e a questo punto siamo tranquilli, il prodotto sta per arrivare. Ma non so voi, a me capita molto spesso, ed io per primo mi sento tranquillo e sicuro quando faccio questo tipo di acquisti, mi capita che dopo aver fatto un acquisto iniziano ad arrivarmi nella mia mail personale tantissime mail di phishing, dove riportano che cliccando su quel link io posso andare a verificare dove si trova esattamente in quel momento il mio pacco. Cosa che all'inizio mi destava parecchi sospetti, perché se io vado a verificare il mio ordine, entrando nello specifico del prodotto, posso verificare tramite l'app dove è in questo momento il mio pacco. Queste cose mi hanno sempre lasciato un po' perplesso. Dopodiché mi cominciavano ad arrivare anche mail, sempre intestate Amazon, dove mi si diceva: hai vinto un premio, hai vinto un coupon, sei stato selezionato per questa fantastica promozione, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, questo video verte sul... attenzione, perché in questo periodo natalizio, dove comunque Amazon si usa tanto, di stare attenti a non cascare in queste mail dove vi invitano a cliccare sul link di riferimento. Amazon ha comunque raccolto tutte le segnalazioni di noi acquirenti e ha cominciato a studiare, prima di agire, cosa secondo me molto intelligente, il modus operandi di questi hacker. Gli hacker fanno molto affidamento sul fatto che magari alcune persone un po', passatemi il termine, ingenue, non molto esperte degli acquisti online. Cosa succede? Vanno a fare un acquisto, dopodiché magari l'ha fatto la moglie, il marito non sa nulla, gli arriva la mail perché l'account è legato al marito, il marito guarda la mail e vede il premio, piuttosto che verifica dov'è il mio pacco e vuole scoprire la moglie cosa gli ha regalato per Natale, e allora clicca su quel link. Nel momento in cui cliccate su quel link, l'hacker riesce a prendere i vostri dati e dopodiché, una volta che si è impossessato di questi dati, può farne un po' quello che vuole, ma può anche utilizzare sempre questi dati o per riuscire ad entrare nel vostro account ed effettuare acquisti, e voi vi trovate la sorpresa alla fine di un conto stratosferico di prodotti che non avete mai ordinato. Quindi Amazon ha analizzato tutte queste situazioni e ha deciso intanto di aprire una mail dedicata per quanto riguarda le segnalazioni da fare, e poi comunque sottolinea il fatto che gli acquisti vanno effettuati solo ed esclusivamente tramite o l'app Amazon oppure il sito ufficiale Amazon. Perché chi ha già fatto acquisti online lo saprà, ma chi non li ha fatti succede questo: selezioni il prodotto, lo metti nel carrello, lo acquisti, dopodiché basta, ti arriva direttamente lì la conferma. Non arrivano altre mail, promemoria, piuttosto che tutto passa attraverso l'app o il sito. Naturalmente dovete essere loggati una volta che entrate dentro l'applicazione oppure dentro il sito. Ma tutto quello che vi serve per capire che fine ha fatto il vostro pacco, se ci sono problemi, dovete restituirlo, tutto a 360 gradi, passate sempre da queste due fonti. Mai da una mail che vi arriva con intestazione Amazon poi. Mi sembrava doveroso avvertirvi perché ho letto parecchi articoli dove gli hacker in questo periodo ci stanno dando veramente dentro. Loro non vanno in vacanza, loro aspettano l'ignaro che clicchi su quel link e dopodiché si trova con spese folli oppure i dati prelevati in maniera illegale e utilizzati per vari espedienti che loro si inventano e hanno una fantasia veramente fervida. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, cliccate solo sulla app o sul sito Amazon ufficiale. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!